Ho seguito un po', ho manipolato un po' quello che abbiamo un po' provato ieri, poi ho tre blocchi che rappresentano tre segmenti, tre lavori, tre progetti miei. Uno si intitola Natural Songbook, sono una serie di pezzi che di volta in volta vado suonando nei luoghi in cui qualcosa mi accade, ecco, sulla pelle. Quindi alcuni sono legati al mare, altri no, alla montagna, altri li vado modellando di volta in volta a seconda degli incontri, appunto, e dei contesti diversi che affronto. Ma la montagna così alta è un po' come il mare, un po', c'è una sensazione di galleggiamento, sì, per cui non percepisco una differenza così abissale. Ho avuto la stessa relazione, è ribaltato, il blu è lì, è una dimensione abbastanza simile per me. L'alba è incredibile, gli altri pezzi, abbiamo suonato una sarabanda di Marais Marais, un gambista francese del 6-700, e anche sul pezzo sospeso, Angel di Jimi Hendrix. Tentativo di portare la tossicità di questo musicista invece col suo brano angelico qui, mi è venuta così, adesso, stamattina. E poi non mi ricordo, ho fatto delle cose, di qua e là, ho riempito dei spazi con frammenti, no? Tratti da altri lavori, e poi Concerto Rotondo ho eseguito con Mario, in una versione fatta estemporaneamente. E in passato Mario ci ha fatto ascoltare Alone, sì, questo brano, sì, sì. E poi anche Violoncelli Vibrato. Ah sì, sì, sì. A chi era dedicata quella? Il vostro maestro? Enrico. Sì. Diceva che devono vibrare. Ma sì, sì, un vibrato qua, un vibrato... Sì, ho capito, quello devi sentire nel pezzo. Sì, una parola che racchiudeva tanti significati e tante grande attenzione, sì. E quando hai scoperto le possibilità del violoncello di suonare musica così moderna? Ma l'idea di modernità è l'idea della atemporalità che mi attrae, per cui è uno strumento che ho vissuto sempre in bilico tra l'antichità e la modernità. Poi non è neanche una parola che mi piace, forse il presente, no? Mi piace camminare e vedere un'ombra sempre che mi segue. E il violoncello, la stessa cosa, è uno strumento... io sono spinto da una curiosità morbosa, patologica, per cui fin da quando ero bambino è lì che smanettavo, facevo, spostavo le corde, gli mettevo le corde di sitar, cercavo di entrare in contatto con altri strumenti che hanno una parentela stretta con lui in altre parti del mondo, i saranghi indiani, i rebab, ma l'ho fatto fin da quando ho iniziato e continuo, sì. Fantastico, fantastico. Ma giù in... tu sei di Palermo? Sono di Palermo, sì. Di Palermo. Sì. Ma avete un ingegno, avete degli artisti... Non so. Vedevo di recente, per esempio, i film di Cipria Maresco. Ah, sì, no? Che io amo moltissimo. Ma sai, avete un ingegno, è un po' l'isola, un po' il fatto di avere questa... vivere... costantemente questa stratificazione, no, certo, di culture, basta scavare, ma non neanche tanto metaforicamente scavare, così a occhi chiusi e tiri fuori, insomma, dimmi, brandelli di storie, certo, di cose, certo, anche in polvere, anche, però c'è questa cultura, cosa, anche sì, sì, ecco, che ci inquieta un po', che ci no, dobbiamo sempre stare lì a rileggere qualcosa di noi, il DNA, non so. E ti posso chiedere come ti sei avvicinato alla musica? Avevi i tuoi... La famiglia? La famiglia. La famiglia, fanno musica da più di 100 anni. Sì. Non so. E sì, poi c'erano anche degli utai famosi, no? C'erano un paio di utai. Sì, 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 ma comunque, insomma... sento cori, sento voci. Sì, sono degli scout con che bello. Dietro, però è bello. E poi voglio andare lì su un giorno. Bene, io ti faccio molte congratulazioni. Grazie. E ci attendiamo da te ancora bellissima musica, visto che sei un ingegno eccezionale. Grazie, grazie, arrivederci. Ciao, 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 ciao.